Bentrovati a tutti. Oggi nell'obiettivo del nostro satellite la sagoma elegante e complessa del vortice ciclonico e della perturbazione annessa che sono transitati nelle ultime ore sull'Italia. Martedì, proprio in virtù di questo passaggio, ci sono state delle piogge a procurare almeno un po' di sollievo, quantomeno in superficie, sulle zone del nord Italia riarse dalla siccità, mentre oggi, mercoledì, è stato il vento ad assurgere il ruolo di protagonista un po' su tutto il nostro paese. Vento da nord che si è accompagnato ad un certo calo delle temperature, ma che si porta dietro anche la ripartenza di una nuova onda anticiclonica proveniente dall'Atlantico. Sarà infatti proprio l'alta pressione il garante del tempo sull'Italia da domani, giovedì 16, fino almeno a sabato 18 marzo. Cesseranno quindi i venti da nord, torneranno ovunque condizioni soleggiate e stabili e avremo anche un certo aumento delle temperature. Se ora mandiamo in loop la carta sinottica, noteremo che sul vicino Atlantico è attestato un lungo sistema frontale. Ebbene, in un primo tempo, ricordate, l'abbiamo detto nel video precedente, sembrava che questa perturbazione potesse avere le carte in regola per disarcionare l'alta pressione e consentire l'ingresso delle correnti umide atlantiche fine sul Mediterraneo per andare quindi a costruire un vortice ciclonico foriero di nuove piogge. Ebbene, gli ultimi ricalcoli invece hanno ridimensionato questo scenario e mostrano un'alta pressione più tenace del previsto, tale da bloccare i propositi piovosi legati a questa perturbazione proprio nel loro ingresso sul Mediterraneo. La tenuta dell'alta pressione, che di fatto si scinderà in due massimi distinti, uno in indebolimento sul continente e l'altro in consolidamento sul basso Atlantico, non consentirà un cambiamento effettivo dello stato del tempo e quindi si limiterà al passaggio di qualche annuvolamento tra domenica 19 e la prima parte della prossima settimana. Si tratterà di annuvolamenti sterili con una bassa probabilità di precipitazioni, quindi sostanzialmente inutili. Il tutto in un contesto di temperature che a partire da venerdì 17 torneranno ad attestarsi su valori al di sopra delle medie. Detto questo, possiamo ora passare al dettaglio nazionale con la cartina dedicata a giovedì 16 marzo che proporrà condizioni per gran parte soleggiate un po' su tutto il paese, a parte qualche velatura in temporaneo transito sulle regioni settentrionali, ma quasi non ce ne accorgeremo. Avremo ancora un po' di vento da nord sul medio versante adriatico e al sud, dove i mari rimarranno mossi o molto mossi, ma con moto ondoso in graduale calo nel corso della giornata. Le temperature riprenderanno qualche grado in quota sulle Alpi e anche al centro, rimarranno stazionari altrove. Venerdì 17 marzo, alta giornata ampiamente soleggiata. Per gli occhi più attenti segnaliamo la possibilità di qualche modesta velatura in possibile transito lungo le Alpi, ma a dire il vero in pochi se ne accorgeranno. Brecale residuo al sud, dove i mari saranno mossi, e temperature in generale rialzo su tutte le regioni. Infine, la tendenza per il weekend, con le prime nubi che nella giornata di sabato si presenteranno in forma piuttosto estesa sulla Sardegna, ma non genereranno precipitazioni, e poi si estenderanno in forma più sparsa, alternata a rasserenamenti, anche sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, salvo poi estendersi in quella di domenica, sempre in forma poco organizzata, senza piogge, anche sul resto del centro e probabilmente in serata anche al sud. Il tutto si svolgerà, come abbiamo detto, in un contesto piuttosto mite, con temperature al di sopra della media, anche se non di molto. Bene, per il momento non c'è altro da aggiungere, voi continuate a seguire i prossimi aggiornamenti iscrivendovi al canale. Intanto vi saluto e vi attendo come sempre al prossimo video. A risentirci da Luca Angelini.